Una pianificazione del territorio attenta alla salvaguardia del suolo libero porta molti benefici alla comunità, in termini di tutela e sostenibilità ambientale, ma anche economici. Rappresenta un risparmio complessivo che può essere calcolato in tutte le sue componenti. È questo l'obiettivo del progetto Modelli di gestione del suolo per il bene pubblico, che ha ottenuto il finanziamento del programma europeo Life Plus. L'iniziativa è stata presentata presso la sede della provincia di Torino, capofila del progetto, che ha come partner il Politecnico di Torino, l'ISPRA e l'INEA. Il progetto si occupa, si inquadra all'interno di della problematica più ampia dello sviluppo sostenibile per i territori e in particolare coglie l'opportunità della realizzazione, cioè dell'integrazione di competenze diverse per la realizzazione di un simulatore, ossia di uno strumento informatico che possa essere di supporto alle decisioni in merito alla pianificazione territoriale. Pianificazione territoriale che gioca un ruolo fondamentale nella scelta, nella definizione delle aree e quindi anche del consumo del suolo, che è un tema fondamentale e dominante nell'ambito della realizzazione appunto della città ecosistemica del futuro. Ieri siamo stati all'inaugurazione del Salone del Gusto e Carlin Petrini, di fronte al Ministro dell'Agricoltura, ha posto sei questioni fondamentali per rilanciare l'agricoltura e conseguentemente la qualità della vita in questo paese. La prima questione fondamentale che ha posto Carlin Petrini è stata la richiesta al Ministro di una legge sul consumo del suolo. Ecco, io mi sono sentito molto orgoglioso di rappresentare in quel momento la provincia di Torino, perché la provincia di Torino in questo possiamo dirci che è stata un'istituzione che ha fatto un'esperienza importantissima, che è quella del piano territoriale di coordinamento approvato dall'amministrazione Saitta. Credo anche di poter dire che sia la scelta politica più rilevante, o una delle scelte politiche più rilevanti che questa amministrazione ha adottato in questi anni. Quindi crediamo davvero che il lavoro fatto dalla provincia, che lasciamo in eredità alla città metropolitana, e il lavoro che faremo con questo progetto finanziato dall'Unione Europea siano dei ulteriori passi fondamentali, anche per contribuire a livello nazionale affinché il legislatore possa assecondare la richiesta, che è del tutto legittima e del tutto condivisibile, che ieri è venuta da un evento così importante come il Salone del Gusto di Torino.